Carissimi, ben trovati qui nello spazio Strazzeri, canale 245 Parole di Vita. È una gioia essere con voi ancora in quest'ora di insegnamento, di insieme all'ascolto della preziosa parola di Dio. A quanti si sono appena collegati sul canale 245, Dio vi benedica cari telespettatori, cari fratelli, sorelle, caro popolo di Dio in Italia o... Oh, All'estero, Dio ci possa veramente benedire insieme. In quest'ora, per l'apprendimento, vogliamo insieme crescere, imparare da Gesù, imparare dalla Sua preziosa parola, quella parola che veramente ci, ci esorta, ci riprende. Perché la cosa più bella è che quando Dio ti ama e mi ama e ci ama, Lui è un Padre che sa riprendere i Suoi figli e noi vogliamo essere veramente disciplinati, ripresi da Dio ogni giorno. Vogliamo avere, vero caro amico, amica, uno spirito d'ammaestramento, uno spirito di disciplina, perché veramente vogliamo crescere nelle, nelle vie del Signore, vogliamo crescere di gloria in gloria, di grazia in grazia. E per questo lo scopo di Parole di Vita è proprio, proprio quello di educare, incoraggiare il popolo di Dio con tutti i nostri difetti o pregi che possiamo avere, ma la cosa più bella è imparare alla scuola di Dio. Sappiamo bene che Mosè fu alla scuola di Dio per 120 anni, no? E così anche noi, Dio sa i nostri giorni eh, su questa terra, Dio sa quanto tempo abbiamo, ma proprio per questo motivo, Dio sa, tu non sai, io non so. E allora voglio vivere alla giornata: cioè, nel senso, voglio vivere questo giorno come Dio comanda con l'aiuto del Signore, con la guida del Signore, con i suoi insegnamenti per dire, Signore, aiutami, guidami affinché posso onorarti. È vero, ieri, se vi ricordate, cari amici, abbiamo ascoltato un meraviglioso messaggio dal pastore Sammy Tippett dagli Stati Uniti, dove ci, dove ci sta parlando riguardante le, famosi, le famose... Eh, famoso messaggio le beatitudini no siamo beati e proprio ieri parlando parlando proprio parlando di Matteo capitolo 5 versetto 8 eh, questa straordinaria verità spirituale vero beati i puri di cuore perché vedranno Dio che bella che bella dichiarazione data da Gesù ma chi è puro di cuore No? Eh, ed è, è l'opera dello Spirito Santo, l'opera rigeneratrice dello Spirito Santo, che rende, mette per essere veramente puri, puri di cuore con l'aiuto e la guida dello Spirito Santo, non dimenticando qualcosa di importante, di cui la Bibbia ci attesta che il Figlio di Dio ritornerà nel tempo stabilito dal, dal Padre e verrà per una chiesa dice la scrittura, senza macchia, senza ruga. E chi può fare questo? Tu e Dio no? È l'opera dello Spirito Santo in te, e in me. Sempre certamente se c'è il tuo consenso, il mio consenso. Dio non farà nulla senza il tuo o il mio consenso. Amen. A quanti si sono già collegati? A quanti si sono già sintonizzati sul canale 245? Dio... Vi benedica e ci benedica insieme. Ma vogliamo pregare, vogliamo chiedere allo Spirito Santo che ancora in questo oggi, in quest'ora, ci possa aiutare a capire questa tematica. Di cui già avete visto la, la locandina intitolata proprio Occhio per occhio, dente per dente. Una famosa dichiarazione che, come dicevo ieri sera è citata non solo dai credenti, non solo, lo troviamo, è biblico è nella Bibbia, ma dobbiamo comprendere il suo testo, il suo contesto, e non solo, dicevo, è citata dai credenti, ma anche lo vediamo in quelli di fuori, nella nostra società, si fanno anche film, no? Occhio per occhio, dente per dente, si sono fatti diversi film negli anni, film italiani, hollywoodiani, io mi ricordo un film che ieri stesso citavo, eh, Dio perdona, no? E io no. Era un film di Terence Hill e Bud Spencer, un film di western all'italiana, no? Eh, dove c'era anche l'occhio per occhio e il dente per dente che si ricorda. E quindi anche quelli di fuori, anche i cosiddetti non credenti, laici, atei, agnostici, chiamateli come volete. Spesse volte menzionano questo versetto in maniera spropositata, ma con l'aiuto del Signore è vero, riusciremo a comprendere, a capire che dietro a questo versetto c'è una grande verità, c'è un testo, c'è un contesto che Dio ci chiama a comprendere la famosa legge del taglione che adesso vedremo. Ma prima di iniziare, vogliamo pregare insieme? Amen. Vogliamo che nel capo ovunque ti trovi, Dio ti benedica, cara sorella, caro fratello, caro telespettatore, con la speranza che tu possa comprendere il nostro linguaggio, la nostra lingua italiana, ma oggi grazie anche su YouTube abbiamo il traduttore automatico in diverse lingue e Dio possa aiutarti a comprendere quello che con l'aiuto di Dio cerco di fare. Vogliamo pregare insieme. Padre Celeste ti prego, nel nome di Gesù Cristo, guidaci all'insegnamento della tua preziosa parola. Veniamo davanti al tuo cospetto lavati col sangue tuo prezioso. Ma aiutaci, aiutaci a crescere in essa. Tu vedi i tempi difficili in cui viviamo, e noi ti preghiamo: venga il tuo regno, e sia fatta la tua volontà, Padre. Te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. E ti prego, porta ancora oggi salvezza, guarigione e liberazione, non solo in Italia. Ma in Europa, in Ucraina, in questa guerra intervieni tu, ergiti, o oh Eterno, alzati, Signore, e poni fine a questo scempio, distruggi ogni opera satanica. Te lo chiediamo, Padre, nel nome di Gesù, l'amato, il Benedetto in eterno. Amen. E amen. Alleluia. Vogliamo prendere insieme a questo testo che adesso vedremo, una cosa che ci tengo a precisare ogni volta che dichiaro queste cose, noi cosa fa, cosa fa lo spazio Strazzeri? Invitando ministeri esteri, ministeri locali, no? È tutto alla luce dell'insegnamento. Questo programma, alla luce dell'insegnamento è diverso dagli altri programmi perché noi ci incentriamo per la grazia di dio all'insegnamento della parola di dio ma ogni programma di parole di vita è un complimentarsi l'uno con l'altro l'uno non è migliore dell'altro ma ci complimentiamo come il marito e la moglie sono il complimento l'uno con l'altro ed è meraviglioso questo amen quindi ci teniamo a questo a precisarlo e quindi quando noi facciamo, amici miei, quando noi facciamo lo studio della parola di Dio, e sappiamo bene che lo studio della parola di Dio non è semplice, però merita la dedizione che richiede, non è così? Quindi, affidandoci a chi? È? Affidandoci alla guida dello Spirito Santo, la Bibbia, questo meraviglioso libro, il libro di Dio, che non contiene ma essa è la parola di Dio, si rivela una benedizione per noi e per coloro che ci circondano, per coloro che ci ascoltano veramente. Sapete, un famoso padre della Chiesa nel lontano IV secolo d.C., si chiamava Girolamo, San Girolamo conosciuto, colui che scrisse la Vulgata, cioè la, la Bibbia in latino, disse, proprio queste testuali parole, eh, le voglio leggere, disse, l'ignoranza scr delle scritture, l'ignoranza di Cristo. E questo lo disse questo padre della Chiesa. Lo ripeto, l'ignoranza delle scritture è l'ignoranza di Cristo. Ed è veritiero, è proprio veritiero. La fede viene alludire della parola di Dio, non alludire di favole artificiosamente inventate, ma viene alludire della preziosa parola di Dio. Quindi sappiamo bene che l'ignoranza è una brutta bestia. Quindi tornando quindi al nostro tema occhio per occhio e dente per dente. Quindi vedete la la, questa frase biblica che ho appena citato la, è la cosiddetta legge del taglione. È una delle parti più spesso utilizzate sapete, per giustificare cosa? Per giustificare la propria rabbia, per un torto subito, per invocare eh, sentimenti, sentimenti di vendetta o per motivare gli sforzi, gli sforzi di rivalsa personale contro chi ci ha fatto del, ma del male. Altri però sono lo spirito e il contesto nel quale questa affermazione straordinaria viene concepita dallo spirito di Dio. Brevemente, in, in meno spazio che mi sarà possibile, cercherò di, come posso dire, di rendere giustizia alla parola di Dio e al suo meraviglioso, autentico significato legale e morale e di quindi ricoll di ricollegarlo. Di collegarlo al senso della nostra fede quotidiana, della nostra fede cristiana. Quindi la frase incriminata, questa frase incriminata, mettiamola così, no? la troviamo, come già vi ho citato, la troviamo nell'Antico Testamento e citiamo due brani dell'Antico Testamento e uno è nel Libro dell'Esodo, al capitolo 21 i versetti 24 e 27 e l'altra nel libro del Levitico eh, capitolo 24 i, i versetti 19 e 20 che leggeremo insieme prendiamo, prendiamo Esodo prendiamo Esodo ca, capitolo eh, 21 e leggiamo questi versetti importanti e dice così occhio per occhio dente per dente Mano per mano, piede per piede, leggiamo fino al 27. Scottura per scottura, ferita per ferita, contusione per contusione. Se uno colpisce l'occhio del suo schiavo o l'occhio della sua schiava e glielo fa perdere, li lascerà andare liberi in compenso dell'occhio perduto. Versetto 27. Se fa cadere un dente al suo schiavo o un dente alla sua schiava, lascerà andare liberi, alla sua schiava, lascerà andare liberi in compenso del dente perduto. E infine, versetto 28, diciamo. Se un bue ferisce a morte con le corna un uomo o una donna, il bue dovrà essere lapidato non se ne mangerà le, la carne e il padrone del bue sarà assolto. Vedete quanto sia importante quello che cerchiamo di, eh, di, di dirvi questa sera e capire tutto ciò che troviamo scritto in questo testo in contesto di Esodo 21, ma 24 e 27, ma leggiamo anche Levitico, prendiamo insieme... Levitico 24, Levitico 24, dal versetto 19 e 20, leggiamo questi due versetti: e dichiara così, alleluia! E dice: Quando uno avrà fatto una lesione al suo prossimo, gli sarà fatto come egli ha fatto, frattura per frattura, occhio per occhio, dente per dente, gli si farà la stessa lesione che egli ha fatto all'altro. Fin qui la parola del Signore. Ora cerchiamo di capire questa parola importante. Ora io credo, no? Non credo di dire nulla di sorprendente quando affermo che qui la parola del Signore, tramite il suo servo, tramite Mosè, sta stabilendo cosa? Sta stabilendo un principio giuridico di equità, valido fino ai nostri giorni. È Dio che sta stabilendo, per mezzo di, Mos di Mosè, un principio di equità, valido fino, ripeto, fino ai nostri giorni. Non è straordinario questo? È infatti è vero che anche oggi, per rendere giustizia a chi ha subito un danno, ma per punire... Eh, come posso dire, per punire adeguatamente chi lo ha causato, la legge deve stabilire un risarcimento o una punizione proporzionale al danno arrecato. Questo è ciò che dice la legge mosaica, ciò che dice Dio per bocca di Mosè. Quindi ciò garantisce cosa? Cosa garantisce? Ciò garantisce un principio, nota bene. Stiamo facendo del diritto adesso, ma spero di non essere complicato. Quindi ciò garantisce un principio di rispetto per il diritto di chi ha subito un torto ad essere, come? Ad essere adeguatamente risarcito, ma, sanzi, ma allo stesso tempo sancisce anche che chi ha sbagliato non può essere punito di smisura in maniera sproporzionatamente, no? rispetto al reato che questa persona abbia commesso, ha commesso, mi seguite? Un'altra non ovvia chiave di lettura per le parole della legge mosaica è che la stessa limita il desiderio di vendetta, perché Dio non vuole vendetta o di risarcimento del danneggiato, rimettendolo nelle mani di chi? Rimettendolo nelle mani della giustizia che è stata costituita. Diviene garante di cosa diviene garante dell'equità nei rapporti sociali. Infatti, eh, ed è importante questo: la definizione del dell'entità reale del danno e la quantificazione in poche parole, la quantificazione del risarcimento o la cosiddetta somministrazione della pena che, che ne consegue. Cosa voglio dire con questo? Mi spiego meglio. La Bibbia non solo, cari amici miei ascoltatori, la Bibbia non solo è la parola di Dio e non contiene mai la parola di Dio. Io ti parlo, ti parlo di quella parola che è già stabile nei cieli. Ciela e terra passeranno, ma non ho la sua parola. Non ti parlo semplicemente dell'aspetto meraviglioso Cartaceo. Che nei secoli l'uomo ha cercato di adulterare la parola di Dio. Eh, un esempio come quello de, dei mormoni, come quelli dei testimoni di Geo, che hanno cambiato, alterato alcuni brani della scrittura. Ma la scrittura non può essere alterata, ce l'è terra passeranno, ma non la sua parola. Mi seguite? La Bibbia, dicevo, non solo è la parola di Dio, ma si presenta anche come un valido, valido testo giuridico concepito per la nazione. Di Israele in quel tempo, perfettamente in armonia con le esigenze del periodo nel quale è stata elaborata. Amen. Vedete, la legge mosaica permetteva un'equa, e ripeto, un'equa um, amministrazione, proprio un'equa amministrazione della giustizia, indispensabile per un'organizzazione statale completa che si rispetti. Che abbia di, di, di tutto rispetto. Vedete, eh, alla luce di quanto detto, comprendiamo meglio il contesto storico e sociale, indispensabile per una corretta, amici miei, comprensione di qualsiasi sistema giuridico o codice civile o codice di legge, nel quale vanno inquadrate, ripeto, inquadrate le parole di Mosè e della Sagra Scrittura. Il testo. Testo e contesto devono essere compresi. Se no, usciamo fuori di testo e poi fuori di senno. Quindi, cara amica, amico, è doveroso però, non fermarsi a questa semplice analisi del testo che stiamo considerando, considerando occhio per occhio di per dente, no? ma rivederlo cosa alla luce di ulteriori fatti dobbiamo vedere questo testo alla luce di ulteriori fatti giovanni al capitolo 1 17 scrisse poiché la legge è stata data per mezzo di mosè vi ricordate la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore va bene e questo è in, Giov in, in, in giovanni al capitolo 1, versetto 17, che puoi andare a leggerlo. Ma vediamo in un momento storico ben preciso: il Signore ha inviato chi? Il suo figliolo Gesù. Questo evento ha sconvolto la storia dell'umanità, ha sconvolto la storia di ieri e oggi, ma ha sconvolto anche i termini della relazione fra Dio e gli uomini stabiliti nella legge mosaica. Cosa voglio dire? Infatti, se vi ricordate, in Ebrei, al capitolo 1, 1, Ebrei, capitolo 1, versetto 1, dice: Dio, vi ricordate, dove aver parlato anticamente molte volte, dice l'autore agli Ebrei, in molte maniere ai padri, per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni, dice la scrittura, ha parlato per mezzo del suo Figlio ed è meraviglioso alleluia e questo lo troviamo veramente lo troviamo veramente scritto proprio in ebrei leggiamolo lo rileggiamolo ebrei 1 1 dice queste testuali parole dio dover er parlato anticamente molte volte in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del figlio che egli ha costituito e erede di tutte le cose mediante il quale ha pure creato i mondi. Che bello, che meravigliosa, straordinaria parola di Dio troviamo in ebrei 1.1. Quindi per noi cristiani, in poche parole, le parole di Gesù hanno una eh, ri, eh, rivelanza assoluta. Non incerta, è una rivelazione assoluta, una rivelanza assoluta. Gesù rilesse così le parole, perché Gesù è venuto non a abolire la legge mosaica, non a abolire la legge che gli ha dato per bocca di Mosè, ma per a compierla, per compierla. Gesù rilesse così le parole occhio per occhio e dente per dente. È come li ha sotto quale veduta Gesù l'ha letto? Gesù è la chiave di lettura di tutta la legge mosaica. Gesù è il pezzo mancante della Torah. E non solo della Torah, ma di tutta la parola di Dio. E questo è ciò che lo Spirito Santo vuole dirci ancora oggi a te, a me che stai ascoltando. E prendiamo il passo in questione, quando Gesù rilesse. Così le parole occhio per occhio e dente per dente. Prendiamo Matteo capitolo 5 dai versetti che vanno dal 38 al 48 e leggiamolo insieme Matteo 5, i versetti che vanno dal 38 al 48. E leggiamo così, guardate! E questo è Gesù a parlare. Voi dice. Voi avete udito che fu detto occhio per occhio e dente per dente. Notate, vedete come la Bibbia spiega la Bibbia. Versetto 39. Ma io vi dico, non contrastate il malvagio. Anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, poggigli anche l'altra. Quindi poggigli anche l'altra. Versetto 40. A chi vuole farti causa, ascoltami bene oggi, in periodi di causa in cui ci troviamo anche noi fra credenti, abbia pietà di noi, Signore, a chi vuol farti causa, e prenderti la tunica, lasciagli anche il mantello. Versetto 41: Se uno ti costringe a fare un miglio, fanne con lui, due, da a chi ti chiede e a chi desidera un prestito, date, non voltarle le spalle. Voi avete udito che fu detto: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma guardate cosa dice Gesù: Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano. Aiutaci, Signore. Versetto 45: Affinché siate figli del Padre vostro, che è nei cieli, poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. E poi ci dice, se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno lo stesso anche i pubblicani? Quindi i peccatori che non conosce Dio, chi è lontano da Dio? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non lo fanno anche i pagani altrettanto? E infine versetto 48, voi dunque siate perfetti? Come è perfetto il Padre vostro, celeste. Sono parole che ci spiazzano, straordinarie. Gesù è la chiave della legge mosaica. Gesù non era venuto per abolirla, ma per compierla. Quello che egli ha fatto in una maniera straordinaria preziosa, preziosa e gloriosa. Vedete, le parole di Gesù sono molto profonde, ma diciamocelo francamente per un attimo: apro una, una parentesi: a prima, a prima vista sembrerebbero le parole di Gesù utopiche, qualcosa di irraggiungibile, eppure. Anche queste devono essere viste nel loro contesto. Gesù aveva detto apertamente, non pensate, proprio al versetto 17, dichiarava, non pensate che io sia venuto per abolire la legge dei profeti. Io sono venuto non per abolirle, ma per portare compimento. Alleluia. Egli, Gesù Cristo il Signore, egli è il compimento di ogni cosa vedete le parole di Gesù hanno quindi un senso più profondo di quella della semplice enunciazione di un principio in un codice occhio per occhio dente per dente vita per vita no nel suo discorso della montagna di cui abbiamo letto una porzione nel capitolo 5 nel suo discorso della montagna il Signore non sta reinterpretando la legge mosaica. Non la sta criticando o annullando. Anzi, al contrario, amica mia, amico mio, parla della legge del regno di Dio, dove il cuore dell'uomo è completamente dato a Dio e del suo senso di giustizia supera. E vi dico, supera le realtà terrene, per considerare cosa? Per considerare sempre la prospettiva di Dio, giusto ed ultimo giudice, egli è. Che meraviglia delle meraviglie! Anche i profeti, amici miei dell'Antico Testamento, cari telespettatori, avevano compreso che la legge, anche quella mosaica, poteva imporsi all'uomo, ma non cambiare il cuore dell'uomo. Mentre toccava al Signore stesso, cosa toccava al Signore stesso compiere questo straordinario, meraviglioso miracolo. Infatti, l'Epistola agli ebrei cita proprio l'Antico Testamento quando leggiamo e prendiamo insieme Ebrei al capitolo 10, versetto 16, dice queste testuali parole di ebrei 10. Questo dice, questo è il patto, questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni, dice io al Signore. Metterò le mie leggi nel loro cuore e le scriverò nelle loro menti. Che meraviglia delle meraviglie! E dice ancora, egli aggiunge ancora, non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. Ora, dove c'è il perdono di queste cose, non c'è più bisogno di offerta per il peccato. Che meravigliosa parola che stiamo ascoltando! Dio ci rivela, e Dio rivela ai Suoi figli. Vedete questo passo che abbiamo letto? Il periodo al quale fa riferimento l'autore agli Ebrei, che, per, che secondo me è l'Apostolo Paolo, chiusa parentesi, è quello messianico, è il patto dei patti. Proprio ho, ho scritto uno dei due libri che ho scritto, il primo è Il dono dello Spirito Santo, l'altro libro è, è I Cinque Patti di Dio che ho detto altre volte, le potete andare a vedere su Amazon. Ed è importante, quindi il periodo al quale fa riferimento l'autore degli ebrei è quel, quello messianico. Il Signore mette nel nostro cuore la sua legge. la ah, sua legge i suoi principi meravigliosi, che vita. Dai, nel Salmista, nel Salmo 119, la tua parola è una lampada al mio piede, è una luce sul mio sentiero, la tua parola è un precetto che mi illumina, non è meraviglioso. Quindi il Signore mette nel nostro cuore la sua legge, il desiderio di mettere in pratica un'altra legge, quale? Quella dell'amore e del perdono, insegnateci da chi? Insegnateci a parole e con fatti dal nostro amato Signore e Salvatore Gesù Cristo Gesù ciò che ha detto ha fatto il, il cristiano non si manifesta per quello che dice il credente, il cristiano si manifesta per quello che gli fa dimmi cosa fai, c'è un detto e ti dirò chi sei ed è veritiero questo è una legge personale spirituale che non conosce imposizione, ma che nasce da un cuore rinato in Cristo Gesù. È una legge che può esistere solo, esclusivamente nel, esclusivamente nel regno di Dio, nella sua manifestazione perfetta al compimento dei tempi, al ritorno glorioso del nostro amato Signore e Salvatore Gesù Cristo. Ma è una realtà che in una certa misura anche oggi la Chiesa si sforza di anticipare al mondo questa straordinaria veridicità della parola di Dio. Per questo Gesù dice a te, e a me, voi siete la luce del mondo. Ci dice il vostro parlare sia sempre con grazia, ma condito con sale, che è sinonimo di sapienza, di come parlare. Amen. È una legge così complessa, difficile, perfetta, che Gesù non ce la nasconde, cerca di obbedirla e di viverla e cercare quel vero significato. Gesù, su quella morte sulla croce, ha adempiuto la legge mosaica, l'ha completata. Oggi viviamo nel periodo della grazia di Dio la legge perfetta di Dio, meravigliosa legge stupenda e meravigliosa che Dio ha fatto. Vedete, dal punto di vista squisitamente legislativo, la legge mosaica, la legge di Mosè, si, pro si proponeva a cosa? Si proponeva a di organizzare l'amministrazione della giustizia in Israele. Ha cercato di... Ma Dio sapeva che il popolo di Israele, Israele veniva meno, perché non riusciva. Poi misero le 600, eh, i 613 bits, vot, precetti, di bene e di male, di benedizione e di maledizione. Quindi a, a complicarla ancora di più. Perché noi siamo bravi a complicare le cose di Dio. Dio le fa perfette e noi li complichiamo. Signore, abbi pietà di noi, però. Alleluia amici miei, cari ascoltatori, con la venuta di Gesù Cristo, la sua prima venuta, la legge è stata elevata ad una realtà spirituale del cristiano che si sforza con l'aiuto dello Spirito Santo, promesso a tutti i credenti di vivere nel suo quotidiano non solo la giustizia di Dio, ma soprattutto il suo amore e la sua bontà, perché questa legge è i nostri cuori. Paolo dichiara, lo dice alla Chiesa di Corinto, non è stata scritta su tavole di pietra, ma su cuore di carne, su cuori rigenerati, attraverso il ruà di Dio, lo spirito del vivente Dio, è meraviglioso ed è importante. Gloria a Dio. Purtroppo va detto che, amici miei, che la miseria della condizione umana, del cuore umano, del cuore umano, regolarmente ci delude. E per quel ideale che tutti desideriamo, è vero? La parola di Dio ci conforta, ci consola. Nelle parole dell'Apostolo Pietro, quando ci dice, perché noi vogliamo vedere la giustizia di Dio su questa terra oggi, la vogliamo vedere con i nostri fratelli e le nostre sorelle, la vogliamo vedere con il nostro governo, con la nostra nazione, la vogliamo vedere, ma non la vediamo. C'è disonestà tra fratello e sorella, c'è bugia, c'è menzogna. Si punta il dito, e eh, eh, se uno vuole dire la verità viene accusato, viene accusato perché sta giudicando. Ma la Bibbia dice che l'uomo spirituale giudica ogni cosa. Cosa vuol dire? Cioè esamina ogni cosa alla luce della sua parola. E Dio ci chiama ad esaminare ogni cosa alla luce della parola di Dio. Quindi noi ci aspettiamo giustizia. Quello che oggi sta succedendo nelle chiese. È normale? Questo via vai di credenti? Perché il nemico si è insinuato, il serpente antico si è insinuato nella chiesa. Paolo aveva quel timore: di sei Galati, o oh, Galati insensati, chi vi ha ammaliati? Chi vi ha ammaliati? O la chiesa di Corinto che addirittura eh, stava tacciando Paolo di essere Paolo? il falso apostolo e non i cosiddetti sommi apostoli di cui Paolo stesso diceva come io che vi ho partorito adesso sono io il falso apostolo. Immaginate quello che oggi sta succedendo. Se uno vuole dire la verità viene considerato legalista, religionista addirittura quando la Bibbia ci chiama a tagliare rettamente la parola della verità e dire il testo e il contesto come stanno. Per questo io amo predicare la parola di Dio, amo l'insegnamento della parola di Dio, ma di tagliarlo rettamente, di dire A, B, C. E di dire se c'è un problema, se io sono daltonico, devo essere aiutato. Se c'è un problema di colori, bisogna aiutarle. Perché se io vedo il rosso che è marrone, se io vedo il rosso che è verde, è un pericolo per chi è con me mentre guido Dio è venuto a liberarci da questa forma di altruismo spirituale Dio è venuto a darci la sua parola perché la sua parola ci illumina e ci guida in tutto e per tutto noi vogliamo sì, vogliamo giustizia, sì certo che la vogliamo ma non andate non fate le vostre vendette miei cari, dice la scrittura ponete la vostra vendetta ai piedi di Gesù e gli dice io ti darò la, la vendetta è mia, io ti darò la retribuzione. Ma la vendetta di Dio non è la tua vendetta. Egli sa come giudicare, Egli sa come agire, lasciamoci guidare dal nostro Dio. Abbiamo letto, abbiamo letto chi vuole la tutunica dagli, chi vuole fare un miglio, farne due. No, l'abbiamo scritto: Dio, aiutaci a comprendere la tua parola, a viverla giorno dopo giorno, ma Dio ti chiama. Se tu non trovi nella tua chiesa non trovi amore e tu dici non c'è amore, cara amica, caro amico, caro fratello, cara sorella, vuol dire che Dio ti sta dicendo sii sì, tu a manifestare amore in quella chiesa dove non c'è amore. Non andare via da quella chiesa, a meno che c'è falsa dottrina. Allora sì. Ma se c'è mancanza d'amore, Dio ti dice non andare, sii tu a manifestare quell'amore in quella chiesa dove non c'è amore. Nel libro dell'Apocalisse nel libro dell'Apocalisse, vediamo che nella chiesa di Dio, di ieri e oggi, sono entrati i Nicolaiti, sono entrati la dottrina di Balaam, figlio di Beor, è entrata la cosiddetta profetessa Jezebel che inganna e seduce, sono entrate, entrate false dottrine, false insegnamenti. Ma Dio dice tieni fermamente quello che io ti ho dato. Non dice di fare emigrazioni a destra e a sinistra o di sparlare del pastore. Pregate per coloro che, che sono in autorità. Pregate per i vostri conduttori affinché la loro mente si illumina. Preghiamo affinché veramente Dio spanda il suo spirito. Preghiamo affinché ogni forma di massoneria, di spiritualismo diabolico sia spezzato dalla Chiesa di Cristo perché nella Chiesa di Cristo troviamo Jezabel nella Chiesa di Cristo troviamo quel falso profeta Balaam figlio di Beor indovino per giunta non profeta che induceva e lo troviamo nella Chiesa di Dio come dottrina lottiamo perché Dio ci ha dato la completa armatura cerchiamo di dare la vera equilibrio e quel vero equilibrio ci dà il Signore Dio ci farà giustizia ma Dio ci farà giustizia se tu e Dio ci comportiamo equamente, cioè non iniqui, ma equamente, perché Dio pesa, a ah, Dio pesa, e come pesa i nostri cuori? Se ci trova come quel re in Babilonia davanti a Daniele, quando sul muro eh, fu scritto la parola ebraica Mene, Mene, uparsin, che vuol dire se è stato pesato, sei stato contato, sei stato trovato mancante. Come ci faremo trovare noi davanti a Dio? Eh? È importante, Signore, Salmo 139, esaminami e se c'è una via iniqua debellala, ecco un cuore puro che vedrà Dio. Io voglio vedere Dio. E tu? Allora bello ogni mia iniquità. E lo voglio fare. C'è un prezzo. E certo che c'è un prezzo da pagare. Non, ver non, ver non verrai capito, capita, verrai rigettato. Se vogliamo vivere piamente, pienamente, o piamente dice Paolo Timodio, nell'Evangelo, sarai, saremo perseguitati. È lampante. È lampante. È chiaro? Quindi Dio ci aiuta. E dicevo proprio la vera giustizia. L'Apostolo Pietro lo dice in seconda Pietro 3,13, leggiamolo insieme, dice questo: seconda Pietro 3:13: Alleluia. Dice queste testuali parole. Ma secondo la sua promessa, cioè la promessa di Gesù, noi, la Chiesa, i figli di Dio. Aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abita cosa? La giustizia. Alleluia! Non sarà su questa terra purtroppo, perché vi è il peccato. Vi è il principe dell'autorità, il principe dell'aria, Satana. Ma su questa terra, attenzione, dove oggi noi soffriamo, gemiamo, dove tu e Dio soffriamo e gemiamo. Noi regneremo con Cristo seppur saremo trovati fedeli. Perché la parabola della vedova davanti al giudice iniquo ci lo attesta. Gesù dichiara alla fine di quella parabola: ma quando il Figlio dell'uomo verrà, troverà la fede in sulla terra? Punto di domanda. Alimentiamoci con la parola di Dio. Lascia che la tua lampada, la tua vita abbia olio a sufficienza. Perché se viene a mancare quest'olio, il Signore ritornerà e noi faremo la fine delle altre cinque vergini disavvedute che non entrano. Io voglio entrare alla, nella grazia di Dio, io voglio entrare nel, nel millennio con Cristo. Noi vogliamo entrare e, e questo millennio a presto ci sarà, con Cristo. Sarà inaugurato Cristo con la sua chiesa, alla sua seconda. E il mondo e questi leader malvagi di oggi vedranno chi, chi governa e là ogni ginocchio si piegherà, là ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre, come dichiara Paolo uh, ai Filippesi al capitolo 2. In poi, del versetto 5 in poi, là, e questa è la straordinaria bellezza. Mi state seguendo? Mi sto spiegando. Spero che non stia parlando a te in arabo, ma che stia parlando in lingua italiana. Dio benedica il popolo arabo, Dio lo ama. Figli di Ismaele, Dio vi ama, vi ha amato, e finché possono scoprire questa grande e meravigliosa verità che è in Gesù Cristo il Signore. Meraviglioso, verità. Quindi, ripetendo il versetto di Pietro, ma secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, nei quali abita la giustizia di Dio. Non è straordinario, nuovi cieli e nuova terra, dove veramente abita la giustizia di Dio. Quindi, oggi, possiamo comprendere finalmente il vero significato di queste parole, occhio per occhio e dente per dente, di questa della cosiddetta legge del, del taglione. Amen. Con questo ho concluso, ma voglio pregare, ancora ho del tempo, sono le sette meno un quarto, voglio pregare affinché veramente questo messaggio, questo insegnamento arrivi, nel vostro cuore arrivi nella vostra mente e possiate insieme crescere. E quindi e quando abbiamo letto quella parola finale di Matteo, no? 5, il versetto 48, eh, la voglio riprendere. Dice nel versetto 48 di Matteo 5: Voi dunque siate perfetti, come per perfetto il Padre vostro, Celeste. Non è? non è straordinario? Amen. Voi dunque siete perfette, abbiamo anche parlato il significato di perfezione, non significa, ve lo ricordo, crescere sempre di più in conoscenza, in conoscenza, in sapienza davanti a Dio e davanti agli uomini. Affinché gli uomini ti, ti diranno, diranno gloria a Dio. C'è un popolo che quello che dice fa. Anzi, neanche parla, agisce e noi vogliamo essere parte di questo popolo. Senza parlare, agiamo. Allora là conosceranno che noi siamo figlie e figli di Dio. Amen, amen, gloria a Dio. Vogliamo pregare, ringraziare il Signore per questo insegnamento. Spero un'ennesima volta di essere, di essere stato chiaro. Comunque, caro fratello, mi diceva spesso: Pastore Michele, cristallino. Vedete quanto sia importante comprendere tutto questo alla luce della preziosa parola di Dio. Ma preghiamo, preghiamo affinché Dio veramente ci guidi. Padre Celeste, voglio dirti grazie, grazie e poi grazie. Abbiamo bisogno sempre più capire e comprendere la tua parola. Grazie perché essa ci illumina, ci fa capire come crescere, come andare avanti nelle Tue vie. Guidaci Tu, Padre, illuminaci. La Tua parola è una spada a due tagli e deve essere veramente interpretata alla luce dello Spirito Santo, perché se non viene interpretata alla luce dello Spirito Santo, cerchiamo danno. Molte sette usano, Signore, passi, versetti fuori dal loro contesto per manipolare, sviare le masse, ma nel nome di Gesù Cristo, Signore, equipaggiaci con la completa ammatura di Dio, equipaggiaci nel tagliare rettamente la parola della verità. Noi ti ringraziamo, ti benediciamo, aiutaci, guidaci, te lo chiediamo Padre, nel nome di Gesù Cristo. Tocca i miei fratelli, le mie sorelle e ti prego ancora in questo istante guarisci a quanti hanno bisogno di una guarigione fisica a quanti hanno bisogno di una guarigione spirituale spirito, anima e corpo siano guariti nel nome di Gesù Cristo e per le sue levidure ti ringraziamo Padre in Cristo Gesù l'Amato, il Benedetto, in Eterno ricevi quindi guarigione e liberazione in Cristo Gesù Amen e Amen Gloria a Dio Amen. E ti preghiamo anche, Signore, per la tua chiesa in Ucraina, per la nazione dell'Ucraina. Perdona i peccati del governo, di quel governo, Signore. Ma ti prego, intervieni tu e opera tu. Ti prego non solo per loro, ma ti prego per tutto il decimo e quarantesimo parallelo, dove la fede costa di più. Aiuta i tuoi santi. E grazie per le varie missioni, missioni come Porta aperte come Compassion, come la MAF, come Cristo la risposta, Signore. Cristiani sofferenti e quanti altri si dedicano all'avanzamento del tuo regno ovunque si trovano nel mondo. Beh, dice anche il tuo servo servotoni Anthony, preservalo dalla Sudafrica, adesso in Ucraina, preservalo dovunque si trova. E noi ti ringraziamo ancora una volta. Preserva i tuoi santi, preserva le nostre famiglie, manda un risveglio in Italia. Scuoti questo governo, supplisci i nostri bisogni. Ti prego per il Pakistan, Signore, per le varie missioni, Signore, che possono aiutare a chi è nella, nel bisogno. Tu sai chi può dare già. Dia... Te ne preghiamo, Padre. Opera tu, nel nome di Gesù Cristo. L'amato, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Amen. Gloria a Dio. Noi ci crediamo con tutto il cuore. Amen. Vogliamo prendere nota i, i, i passi, i versetti che abbiamo letto? Occhio per occhio, dente per dente. Esodo, capitolo 21 dal 24 al 27. Levitico 24, 19-20. Giovanni, Giovanni. 1.17 ebrei 1.1 1, Matteo 5.38 a 48 Matteo 5.17 ebrei 10.16 e secondo Pietro 3.13 Amen Ecco, prendi nota e se hai bisogno di rivederlo rivedi, rivedi questo insegnamento e condividilo affinché più persone abbiano conoscenza della veridicità della parola di Dio. Amen. Gloria a Dio. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Che dirvi amici miei? Spero a quanti ci stanno guardando, Dio vi benedica sia in Italia, in Europa, Nord America, Sud America, paesi dell'est europeo, asiatici. Dio vi benedica. A Dio, l'intento di parola di vita è proprio raggiungere più persone possibile, affinché possano più che mai le anime siano toccate, guarite e liberate. Fratelli, sorelle, i giorni si affrettano, il ritorno del Signore si sta preparando, il Padre sa quando deve andare il suo figlio, ma Dio vuole che la sua Chiesa si sia preparata. Chiesa, ascoltami, non ti fare ammaliare di tutto ciò che i tuoi occhi vedono o sentono non di fare sedurre né ingannare. Gesù, vi ricordate quando mandò a due e due i discepoli a proclamare il regno di Dio e la sua giustizia? Come tornarono gioiosi, che perfino i demoni gli erano sottoposti. Bene, ma Gesù disse, non vi rallegrate, nota bene, non vi rallegrate che i demoni vi sono sottoposti. Rallegratevi per un'altra cosa, che il vostro nome sia scritto nel libro della vita. E questo mi fa riflettere. Mi fa riflettere quelle parole che sempre in Matteo credo sia al capitolo 7, comunque, nel Vangelo di Matteo quelle parole che Gesù disse: "Molti quel giorno mi diranno: Signore, nel nome tuo abbiamo fatto potente operazione. Signore, nel nome tuo abbiamo cacciato demoni. Signore!" E Gesù disse: "Io non vi ho mai conosciuto. Mamma mia, dipartitevi da me, operatori di iniquità. Com'è possibile? Predicavano il Cristo, facevano opere potenti. Cosa è successo nel tragitto della vita di questi uomini? E Dio ci liberi, perché può essere tu, posso essere io, inclusi. Dio ci liberi da tutto, tutto. ciò. Cosa succede? La troviamo... La chiave di lettura la troviamo nelle parole di Gesù quando disse: Dipartitevi da me, operatore di iniquità. Se noi analizziamo la parola iniquità, non equo, non retto, ingiusto, dal greco anomia, col prefisso A, anomia, cioè senza legge, quella di Dio, vivono secondo le proprie voglie, vedete. Il dono di Dio sono senza pentimento. Guai come tu e Dio utilizziamo il talento che Dio ci ha dato. Dio che vede i nostri cuori, io non posso vedere il tuo, qualcuno può vedere il mio, ma Dio che scritto ogni cosa, vede le vere motivazioni. Vi voglio ricordare che ciò che è eccelso davanti agli uomini è un abominio davanti a Dio. Dio ci possa aiutare. Signore, aiutaci tu. Quindi io voglio essere gioioso. Che il mio nome, Michele, sia scritto nel libro della vita. Così il tuo nome, metti il tuo nome. Sì, quelle sono le conseguenze se, di Dio, perché Dio lo fa, i miracoli. Noi li sgridiamo, e come li sgridiamo i demoni? Li cacciamo nel nome di Gesù Cristo, affinché le persone siano liberate. Ma continuiamo, continuiamo con quella giusta attitudine che Dio ci richiede giorno dopo giorno, un cuor puro. Ritorniamo sempre là. Vedete, la Bibbia spiega la Bibbia. Un cuor puro. Signore, voglio essere un cuor puro. Perché voglio vedere te. Allora dillo al Signore, Signore, aiutami ad essere un cuor puro. Perdonami di tutti i miei peccati. Aiutami, Spirito Santo. Metti una guida sulle mie labbra per benedire e non maledire. Lo dico a me stesso, giorno dopo giorno. È una lotta, ma con Cristo ce la facciamo, vinciamo. Dio vi benedica, popolo di Dio. Noi, se Dio piacendo, qua siamo. Ogni giorno, basta, ciascun giorno il suo affanno. A ci dovremmo vedere, ci dovremmo vedere a piacendo, venerdì. Aspetto notizie del, del nostro caro evangelista Tony Entry. Mi diceva che a maggio, ora siamo a maggio e vediamo. Che Dio ci guidi in ogni cosa. Vi ricordo domani la voce del pastore alle ore 10.30 e i vari appuntamenti. Pregate per noi. Pregate per me e per la mia casa. Pregate. Preghiamo gli uni per gli altri. Io, che dirvi, grazie. Vi amo nell'amore del Signore. Quindi guarda Cristo nei tuoi problemi. Piangi. Se non ti rimangono più le lacrime, Egli le ha raccolte. E il tuo miracolo arriverà. Se tarda, aspettalo. Ma non perdiamo la nostra fiducia in lui. Egli è fedele. Egli è fedele. Alleluia! Ringraziamolo e Dio ti aiuti. Dio ti benedica. E dichiaralo insieme a me. Dichiaralo. Maranata. Il Signore ritorna. Egli sa quando. Quando? Tempo. Egli sa quando. Lascia a lui, ma tu vai avanti giorno dopo giorno. Pietro dice: Ogni vostra sollecitudine ai piedi di Gesù. L'apostolo Paolo dice: ogni, ogni vostra richiesta sia resa nota a Dio. Ogni vostra richiesta sia resa nota a Dio, con preghiere e suppliche accompagnate da ringraziamenti. E oh Dio della pace: cosa farà? Alleluia! Custodirà il tuo cuore: da cosa? Dei sentimenti sbagliati. E la tua mente da cosa? Dai pensieri sbagliati. Finisco. Shalom. Alla prossima. Dio vi benedica. Vostro in Cristo. Pastore Michele Strazzeri. Amen. Un abbraccio e buon proseguimento di serata. Shalom.